Amicitelefonia.net è HTC Cruise, il device che andiamo a provare oggi. La confezione in stile HTC, completamente nera, vede il telefono in bella vista. Andiamo poi a vedere cosa viene fornito di serie da HTC. Il cavo dati standard USB classico, il caricabatterie anch'esso con plug USB. Scopriamo i meandri della scatola. Troviamo l'auricolare stereo di buona fattura con pulsante per la risposta e la batteria, importantissima, ci viene fornita da 1350 mAh. Manualistica che, sempre come gli ultimi HTC, prevede manuali davvero spessi, vediamo l'altezza del volume del manuale, e un CD con delle applicazioni, Sprite Backup, GPRS Monitor e il TomTom Navigator 6. Questo ci fa intendere che il nostro telefono è dotato di un GPS integrato. Installiamo il Touch Cruise, quindi inseriamo la SIM nel vano dietro la batteria. Purtroppo abbiamo visto che nella confezione non ci viene fornita di serie una espansione di memoria, quindi una micro SD card. Accendiamo il telefono, così diamo al sistema operativo di caricarsi. Ricordiamo Windows Mobile 6 a bordo e guardiamo un pochino le caratteristiche fisiche. Lato destro, presenza di micro SD e di pulsante scatto fotocamera, oltre al pennino, fortunatamente non estensibile ma in un pezzo unico. Posteriormente abbiamo l'attacco per un eventuale GPS esterno, la fotocamera da 3 megapixel con autofocus, quindi dalle premesse performanti, lo specchietto per le autoriprese, nonché l'altoparlante dei suoni di sistema. Dorso sinistro abbiamo il pulsante con la doppia funzionalità, se premuto brevemente o lungamente, delle funzioni vocali e i tasti per il volume. Anteriormente troviamo una livrea completamente argentata e a specchio e i quattro tasti funzioni, nonché il tasto spostamento. Tasto spostamento che è selezionabile in quattro posizioni, il clic centrale e ruota. Come vediamo è anche una wheel che permette di spostarsi nei menu. I due tasti funzioni sono assolutamente a sfioramento e non sono fisici. Adesso si attiva il TomTom. Diciamo che la velocità di aggancio del segnale satellite è molto buona, diciamo che da freddo un 40 secondi sono necessari per agganciare il satellite, a caldo una decina di secondi, quindi le performance di questo GPS sono più che buone. Funzionalità a bordo. Allora, prima di tutto è un HTC della famiglia Touch, quindi assolutamente il cubo al quale siamo abituati e con cui ci piace interagire. In questo Cruise troviamo che la funzionalità, quindi la sensibilità al tatto, sia piuttosto buona. Come vediamo in altri HTC Touch in testa, questa funzionalità non è così performante. Le funzionalità sono le solite di tutta l'interfaccia e non abbiamo nessun tipo di novità. Vediamo un attimino il menu, tiriamo fuori il pennino che per noi è più comodo per farvi la dimostrazione di questa prova. Purtroppo il display, come potete notare, è molto riflettente. Questo per la nostra fotocamera non è proprio il massimo per farvi vedere tutte le applicazioni e le funzionalità installate, ma cercheremo di comunque fare al meglio questa videoprova. Vediamo che non abbiamo nulla di particolare nell'installazione dei programmi, se non il fatto di avere Opera come browser già preinstallato da HTC, quindi hanno capito che Internet Explorer non è il massimo della vita, e abbiamo anche RSS Hub già preinstallato che ci permette di sottoscrivere feed RSS e anche di visualizzarli nella schermata iniziale. Come possiamo vedere, abbiamo in questa parte bassa della schermata la parte dedicata alle RSS. Noi di nostro abbiamo installato Fring, che su questo device, ricordiamo, HSDPA, UMTS, Tri-Band GSM e anche Wi-Fi, funziona alla grande.
Sempre preinstallati troviamo TomTom Navigator, che però HTC dà in versione limitata, quindi solamente una mappa è possibile utilizzare se non si acquista il pacchetto di navigazione superiore. Abbiamo la presenza della radio FM, quindi un plus non da poco per quanto riguarda la parte multimediale. E ovviamente la Java Machine, il che ci permetterà di installare tutta una serie di programmi Java sul nostro Cruise. Ma visto che siamo nei pressi della fotocamera, andiamo ad attivarla e vediamo subito come si comporta. Mettiamo un oggetto dietro il nostro Cruise. Se noi premiamo brevemente il tasto fotocamera, ci sarà la messa a fuoco e poi con una pressione più decisa lo scatto. Diciamo subito che la fotocamera è sì una 3 megapixel, ma i risultati non sono quelli sperati, purtroppo. Come sempre si cerca di aumentare la risoluzione, ma si va da poco purtroppo alla qualità. Andiamo a vedere le fotografie e andiamo a vedere che l'interfaccia touch è utilizzata anche in questo caso, quindi potremo assolutamente andare a zoomare la fotografia avanti e indietro semplicemente ruotando il dito, piuttosto che andare a scorrere la galleria delle immagini girando a destra e a sinistra con il nostro dito. Funzionalità molto molto comoda, come vediamo possiamo spostarci assolutamente in tranquillità. Andiamo a vedere un attimino anche le impostazioni che il nostro Cruise ci permette di andare a modificare. Quindi abbiamo i soliti menu di Windows Mobile, con la possibilità anche di andare a ingrandire il menu Start, quindi possiamo interagire con le dita più semplicemente ingrandendo questo menu. Per il resto nulla di nuovo sotto il sole, se non il fatto che anche in questo Cruise c'è il Communication Manager in stile appunto touch, quindi molto carina come interfaccia grafica, e anche qua abbiamo le scorciatoie rapide che si attivano tenendo premuto il tasto End. Come vediamo possiamo fare una serie di operazioni tenendo premuto il tasto Fine conversazione. Schermata home fedele al canone HTC, quindi abbiamo le quattro menu di scorciatoia rapida, quindi il tempo nella città che abbiamo selezionato, quindi le scorciatoie per i programmi più utilizzati e le scorciatoie per i modi d'uso. Ricordiamo che la posta, quindi la messaggistica, è in formato HTML e ha la ricerca simil T9 per quanto riguarda anche la ricerca delle mail, che assolutamente vengono visualizzate davvero bene, così come funziona benissimo la sincronizzazione con il PC. Proviamo a fare una chiamata, per far ciò tasto verde ci appare la tastiera, chiamiamo un attimo il 190, stiamo utilizzando una SIM Vodafone. Premettiamo subito che l'audio è davvero buono, uno dei pochi Windows Mobile in cui possiamo davvero fare un plauso all'audio. Eccoci qua. Anche la voce è potente, ai massimi volumi gracchia un pochino, ma nulla di drammatico o di preoccupante. E soprattutto ci ha stupiti anche la ricezione, che è sempre molto molto buona in ogni condizione d'uso. Ultima cosa che voglio farvi vedere è i contatti, che beneficiano sempre della tecnologia touch per lo scorrimento. Come vediamo funziona molto bene su questo Cruise, cosa che non possiamo dire di tutti i touch. Se dobbiamo cercare un contatto in rubrica è davvero semplice semplice farlo. Conclusione su questo Cruise: assemblato davvero bene, materiale di ottima qualità, molto elegante, con il retro e i fianchi gommati con questa fascia cromata e il display attorniato da questa cornice che a noi per la videocamera dà dei problemi, ma in realtà è molto molto carina. Audio molto buono, ricezione molto buona, peso contenuto per un device che davvero contiene al suo interno tutto quello che possiamo chiedere a un telefono moderno. Grazie, alla prossima prova qui su telefonino.net.